Ciao da Simona Vignali. Oggi parliamo di tiroide. Sapevate che in Italia oltre 6 milioni di persone soffrono di disturbi a questo organo? Che paura! Allora, scacciamo la paura con le informazioni giuste e i consigli trendy e sani. Il 25 maggio è il World Thyroid Day, la giornata mondiale della tiroide, promossa dalla Thyroid Association of USA and Europe, giunta all'undicesima edizione. E la settimana dal 20 al 26 maggio è la settimana mondiale della tiroide. E cosa le facciamo, un regalino? Brava, ottima idea! Alla fine del video vi svelo il regalo più grande che possiamo fare alla nostra tiroide. Squaletto dice che questo video è da donne e lui non lo guarda. Se qualche maschietto la pensa così, io dico attenzione, non è proprio così. I problemi alla tiroide colpiscono sempre di più anche gli uomini, anche se in percentuale interessano di più le donne. Comunque è sempre meglio fare un controllo che non farlo. Sì, ma quando devo fare un controllo? Ci sono alcuni sintomi che secondo gli esperti bisogna tenere sotto controllo quando si parla di tiroide. Per esempio, se ci sono crisi di stanchezza immotivata, se c'è troppa fame, se si ingrassa senza motivo, oppure si mangia tanto e si dimagrisce. Anche in caso di palpitazioni, tachicardia, grossi problemi ormonali, ciclo irregolare, bisogna stare sul chi va là. Noi donne siamo più esposte per i continui cambiamenti ormonali mensili, ma anche gli uomini possono soffrire degli altri sintomi. Tanto che in Italia il 5% della popolazione globale soffre di ipotiroidismo e tra l'1 e il 2% di ipertiroidismo. E gli esperti della European Thyroid Association consigliano di fare i controlli quando alcune di queste cose si mescolano insieme. Davvero, si sente sempre dare questo consiglio, ma quando si tratta di tiroide è importante fare le analisi. Uno squilibrio si può riequilibrare, una carenza di certi nutrienti si può colmare, ma se la situazione degenera in una patologia non sempre è possibile rimediare. Parlavi di cibi, è vero che qualcuno fa male alla tiroide? Su questo tema ci sono pareri scientifici contrastanti. Questo perché, studi a parte, c'è una variabile che cambia sempre. È la situazione specifica di ogni persona. La tiroide funziona troppo o troppo poco? Ci sono carenze nutrizionali? Ci sono squilibri in altri organi? Certo, si può parlare di cibi amici o nemici della tiroide, della soia, dello iodio, dei broccoli, di altre verdure. Ma sappiamo qual è la nostra situazione? Questo fa davvero la differenza. E come sappiamo la nostra situazione? Ecco perché il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità patrocinano questa settimana della tiroide con tante iniziative importanti. E il tema della settimana è molto bello, è «Amo la mia tiroide e faccio la cosa giusta». L'obiettivo è promuovere uno stile di vita amico della tiroide e sensibilizzare sulle analisi e sugli approcci terapeutici più efficaci. E in tutta Italia, nella settimana mondiale della tiroide, ci sarà la possibilità di fare analisi e screening gratuiti. Capito? Questo è il regalo più importante che possiamo fare alla nostra tiroide. Per farle del bene, il primo step è sapere come sta. Altrimenti rischiamo di non ottenere nessun risultato o, peggio, di commettere degli errori. Adesso condividete questo video, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale per tanti altri contenuti come questo e abbonatevi per sostenere il mio progetto di divulgazione. Se poi volete affidarvi alla natura per fare prevenzione e sostenere la salute della tiroide, contattatemi per una consulenza professionale di naturopatia. E ovviamente andate a fare un controllo, anche solo preventivo. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani e amici della tiroide con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Fare un controllo, la salute della tiroide.